l'acqua pacifica di creatore e protettore degli esseri viventi ed è fin dall'antichità leggendaria uno dei maggiori centri dello Shivaismo in Nepal e le sponde tranquille tra cui si incassa il Bagmati sono per gli Hindu luogo privilegiato per attendere la morte con serenità e per celebrare il rito funebre. All'ingresso era un piccolo giardino dove vengono sepolti i sacerdoti e i neonati che non devono essere bruciati perché sono ancora innocenti. E poi sono i ragazzi delle scuole private che hanno terminato le loro lezioni e quindi se ne vanno a casa. Il tempio non è visitabile perché è sacro per gli Hindù. Templi, bagni di purificazione, cremazioni ne fanno la Benares del Nepal. E del resto anche le ceneri disperse nell'acqua raggiungono il Gange, madre di tutti i fiumi di cui il Bagmati è tributario. Il villaggio è disposto lungo due vie parallele che conducono rispettivamente, tra botteghe, bancarelle, venditori ambulanti e movimenti di fedeli, al Tempio d'Oro e al fiume, dove si trovano le piattaforme, i ghat, per le cremazioni. Sulla destra è quella destinata ai poveri, gratuita, mentre a sinistra vengono consumati i corpi dei ricchi a pagamento e quelli dei membri della famiglia reale. Qui si immolavano anche le vedove che il costume obbligava a seguire il consorte sulla pira, usanza scomparsa in India fin dal secolo scorso, ma conservatasi in Nepal fino a questo secolo. E alle spalle delle piattaforme l'edificio rosso con porticato nero accoglie i defunti prima della cerimonia funebre, mentre quello bianco con balconate ai terrazzo è riservato ai vecchi e ai malati che sono riusciti a raggiungere questo luogo sacro prima di rendere l'anima al creatore. Tash vuol dire esseri viventi, pati, protettori, Nat, signore. E a destra la parte più spettacolare di questo tempio sono i Lingam, che i ragazzini navigati che si offrono come guide mostrano compiaciuti e senza troppi preliminari, come vuole il culto del dio della creazione. Shiva, in questa forma, è l'erede più diretto della divinità vediche della fertilità. Questi falli di pietra, ritti sulla Joni, sono distribuiti un po' dappertutto. Formalmente sono 108 e se ne trovano già alcuni sulla balconata a cielo aperto che si affacciano sulla piattaforma per le cremazioni. Il Tempio d'Oro è l'edificio religioso più importante, sommerso da una barriera di tetti e interdetto ai non indù, però è possibile ammirare la possente architettura, i portali d'argento sbalzati. I cortili e la statua gigantesca del toro Nandi dalle terrazze che lo fronteggiano sull'altra sponda del fiume. Costruisce la statua nera a quattro teste di Pashupati, prima incarnazione di Shiva e signore degli animali, che dal XIV secolo ha sostituito quella distrutta dai musulmani durante una incursione sacrilega. E vediamo la sequenza degli Shaitia, disposti sui ripiani, ai lati della scalinata e lungo la riva del fiume. In questi piccoli templi quadrati e con tetto a campana, il Lingam è posto al centro delle quattro aperture laterali attraverso le quali si devono pagare le offerte.
e dalla scalinata le scimmie accompagnano, attraverso la vegetazione abbarbicata alle pietre, verso il tempio giallo dedicato a Rama, incarnazione di Vishnu, vegliato da Ganesh, Garuda e Hanuman. Queste le porte d'argento d'ingresso al tempio. Questa è la Casa Bianca, dove sostano coloro che sono venuti qui ad attendere la morte e quindi ad essere cremati, per avere quasi quasi, come a Benares, un filo diretto per il paradiso. E noi assistiamo a qualcuno di queste cerimonie di cremazione. Quella che stiamo adesso vedendo è di un ricco signore. Ecco, la salma viene portata sulla pira. No, qui siamo ancora nella parte delle tumulazioni, dei sacrifici gratuiti. Viene portato sulla pira, poi si fa tre giri intorno e quindi si accende il fuoco. E qui tra i lingam si annidano anche i santoni. A questi santoni è consentito l'uso della shisha, che invece è vietato a tutti gli altri. Il fuoco è stato acceso e comincia la cremazione. Questo invece è dalla parte dei ricchi. Ecco, il cadavere è stato posto anche qui sulla pira. Viene acceso il fuoco. Vediamo anche i parenti che in lacrime. È sempre un funerale. Questo è il tempietto della fidanzata di Vishnu. Qualche scena erotica. Vishnu è la dea della fertilità, quindi evidentemente l'erotismo è di casa. Lo stupa di Bodhnath, lo stupa della Bodhi, cioè della conoscenza perfetta, è il santuario buddista più grande insieme a Svayambhunath, è più venerato del Nepal. Ha un diametro di circa 100 metri. Posta al culmine di tre terrazze concentriche a pianta ottagonale, l'enorme cupola di mattoni imbiancati si innalza a 40 metri di altezza, sormontata dalla torre che porta dipinti sulle quattro facce gli occhi azzurri e sereni dell'immutabile Buddha. Al centro della cinta sono fissati centinaia di mulini di preghiere che i fedeli fanno girare rigorosamente in senso orario e durante la circumambulazione rituale. E qui vediamo che vendono anche i ceri, piccole candeline. Non li portano all'interno perché non c'è altare, non c'è interno nello stupa, ma li accendono qui, così, quasi fosse un altare all'aperto. E di rimpetto è il monastero. All'interno lo vediamo, una ruota enorme, alta 10 metri. E c'è anche la statua del Buddha futuro, cioè del Buddha che apparirà tra 3.000 anni. Sappiamo che lui viene ogni 5.000 anni,
è venuto 2000 anni fa e questo è il Buddha Maitreya. È seduto su una sedia perché questo rappresenta il fatto che sta per scendere in terra e intorno è il paradiso dove lui abita. Il tutto in oro, argento e pietre preziose. Il bianco accecante della calce, che ricopre tutta la superficie del tempio, è spesso macchiata dall'arancione della polvere di zafferano che viene gettata sulle pareti in segno di devozione. Ogni anno, dopo le celebrazioni più importanti del calendario buddista, lo stupa viene completamente imbiancato di fresco e i festoni colorati fissati al culmine diffondono nell'aria le preghiere che verranno accolte in cielo nel momento in cui il sole, il vento e la pioggia le avranno consumate e sbiadite. Originariamente costruito nel VI secolo, nel suo aspetto odierno risale all'XI secolo. E abbiamo la sorpresa di trovare qui, a fianco dello stupa, un ristorante italiano, la Calabria. E gli occhi ci seguono sempre, e lo sguardo penetrante di Buddha è su tutti, su tutto. E in mezzo al naso il numero uno vuol dire che da lui partono tutte le cose. E sotto gli occhi del Buddha una signora si è messa in un angolo con una tavola di legno e si distende sempre sulla stessa in preghiera. E normalmente questo atto di devozione lo fanno deambulando attorno allo stupa, in movimento. Ecco le nostre bandiere che portano le nostre preghiere al Creatore, ecco Giuseppe la mamma, e poi vediamo qui un sacerdote che sta pregando, un bonzo, che però non gradisce l'occhio della videocamera. Scendiamo all'esterno e qui i fedeli hanno offerto un gran mucchio di riso. Poi lo porteranno dentro il monastero per i sacerdoti. E queste sono le offerte in natura, che vengono fatte sempre più che le offerte in denaro. È uno stupa molto frequentato dai tibetani. E poi siamo saliti lì a prendere una tazza di tè in quel fabbricato bianco da dove godiamo la vista di questo monumento magnifico. Thank you.
e la folla dei fedeli continua a sfilare, calma, lenta, in preghiera. Patan o Lalitpur, la città della bellezza. Capitale di uno degli antichi regni indipendenti della valle, è collocato su un altopiano e bordata a nord e a est dal Bagmati, che fluisce verso ovest e quindi gira sud attorno alla città. Lalitpur fu edificata nel III secolo su precedenti fondamenti ed è uno degli insediamenti più antichi del Nepal. I primi mercanti tibetani che la visitarono, impressionati dalla sua bellezza, le diedero il nome di Yerang, l'eternità. Alla pianta di un mandala al centro sorge il palazzo reale e quattro vie si diramano verso i quattro punti cardinali, segnati da quattro stupa. La tradizione attribuisce all'imperatore indiano Ashoka, che venne in pellegrinaggio in Nepal nel 250 avanti Cristo. La profusione di palazzi, stupa, sikara e pagode a piano e sovrapposti l'ha resa famosa anche come la città dai mille tetti d'oro. E arrivati come siamo a Durbar Square, la piazza oblunga nel centro della città, si ha di fronte il palazzo reale e dinanzi allo stesso si assiepano non meno di 10 templi dagli stili più disparati e compositi. Queste le porte del Palazzo Reale. Ecco il dio Ganesh, protettore della famiglia reale. E il primo tempio che incontriamo all'entrata della piazza, a pianta ottagonale, è un sikara in pietra nera. Si chiama Krishna Mandir e si ispira all'arte classica indiana. Questo è l'ingresso al Palazzo Reale con i due grandi leoni. E poi la campana, superata la quale incontriamo il tempio di Hari Shankar, a tre piani, dedicato a Shiva e a Vishnu. Come per l'uccello sul cobra, si dice che quando i due elefanti ai lati della scalinata che conduce all'entrata scenderanno dai loro piedestalli per bere, si avvererà per Narendra Malla la stessa funesta profezia. Poi è un piccolo sikara di Narasinga, incarnazione di Vishnu. Poi la pagoda a due piani Narayan. È la piccola, ma è anche la più antica della piazza. Quindi il tempio di Krishna, protetto da due coppie di leoni mitologici, è un sikara di pietra posto su tre piattaforme sovrapposte e di dimensioni decrescenti. I piani sono sorretti da colonne sottili e che lo stiamo intravedendo adesso a destra. E sul terzo piano sorgono tre piccoli padiglioni coperti da una cupola. L'entrata è vietata in non indù e di fronte al tempio Garuda,
il dio alato nemico dei serpenti, e venera il dio con un ginocchio a terra, le mani giunte e le ali a coda di rondine. Il bronzo è posto su un fiore di loto al culmine di un alto pilastro. Il tempio di Vishnavata, oltre il tempio di Krishna, di fronte alla fontana, è una pagoda a due piani. Ai lati della scala d'ingresso due elefanti stanno di guardia. Preziosissimi gli intagli su legno e dei fregi su pietra. E questo è il pilastro di Narendra Malla. E ancora la fronte del Palazzo Reale. A sinistra è l'ingresso al terzo cortile, il più bello, con un'entrata principale che è sorvegliata dai due leoni. Il portale è di bronzo cesellato, la porta d'oro, incoronato da un timpano con le statue di Shiva e Parvati e sormontato da una elaborata veranda che conduce al National Bronze Museum. Lasciamo un poco di spazio anche alla musica, la musica originale nepalese. Questa è la fontana, come in tutte le città, come in tutti i paesi. È il posto dove la popolazione attinge l'acqua. Questa è una fontana particolare che ha tre uscite molto belle. È la fontana Likkavi che dà acqua potabile per i nepalesi e le trabocche sono in bronzo fuso, una testa di coccodrillo, una di pesce e una di tigre. Tempio dedicato al dio del commercio, alla grande porta dorata e arriva il nastro che scende dal tetto fino quasi a terra. E poi imbocchiamo la strada che ci porterà al Tempio d'Oro. Riprendo ancora alcuni particolari prima di infilarci in questa stradina che ci porta al Bhimen Mandir. L'ingresso è protetto da due leoni
ecco il Tempio d'Oro. Stretta e bassa l'entrata dello straordinario tempio. Si supera un piccolo cortile, un secondo ingresso che è sormontato da una decorazione prominente a forma di pagoda e conduce alla corte del monastero buddista dedicato al Dharma, rappresentato da Lokeshvara. Le fondamenta di questo Vihar, chiamato in lingua Nevari Kvabal, risalgono al XII secolo, mentre il resto è stato ricostruito agli inizi del XIX secolo. La galleria della elaboratissima pagoda dorata è ornata da mulini di preghiere e statue. Dal tetto scendono due lunghi nastri serpenti che uniscono il cielo, la divinità, alla terra, cioè i devoti. E al centro del cortile sorge il Chaitya dell'Adi Buddha, protetto da quattro animali mitologici, e ai quattro angoli sono poste le statue in bronzo di Lokeshvara, cioè il Bodhisattva della compassione. Statue, stele, campane, vaire, bandiere di preghiere di metallo, lampade votive e altri giotti del culto, oltre a manoscritti tibetani e dipinti che sono conservati nel tempo, vivono ancora qui i monaci che hanno il proprio Gompa al primo piano e che noi raggiungeremo. Agli infedeli non è neppur permesso mettere il piede nel cortile interno e noi ci aggiriamo sotto i portici. Vediamo, il tempio ha un cortile veramente molto piccolo. Ecco l'ingresso al nucleo centrale, tutto in bronzo dorato. Ecco, qui vediamo alcuni fedeli che leggono le sacre scritture poste su queste tavolette. Sono scritte in sanscrito. E questo è il tempio del Buddha futuro, cioè il dio principale per i buddhisti. Qui ci sono stecche di arance secche. E questo è il Buddha che verrà tra 3000 anni. Al primo piano, ecco un'altra rappresentazione di Shiva, sette braccia. Questo è la nostra guida, bellissimo, ecco, che fa girare questo enorme rullo di preghiera. Le grandi ruote. E poi lasciamo il Tempio d'Oro per portarci ad un tempio abbastanza particolare, un po' fuori dell'ordinario. È il tempio di Kumbheshvara.
il tempio più antico di Patan e domina dall'alto dei suoi cinque tetti i quartieri circostanti. È dedicato a Shiva e in un cortile sul retro, e lo vediamo, un prato è destinato al pascolo della sua cavalcatura, il toro Nandi. Il tetto più alto è sormontato da un baldacchino dorato, un vessillo, un tridente, un tamburo e un vaso d'oro per l'acqua. I vilampu sono decorati con immagini del dio e intorno alle gronde rialzate dondolano le campanelle dell'aria che tintinnano al minimo alitare del vento. I cancelli ai quattro lati sono sormontati da ricchi timpani e uno stretto corridoio porta a una fontana la cui acqua sacra si dice provenga attraverso misteriosi passaggi sotterranei dai laghi di Kosainkund. E qui per poter accedere abbiamo dovuto aspettare un bel po' di tempo, perché le devote si piazzano davanti e non intendono muoversi. Ecco qui il dio che viene venerato. Molto onestamente, ricoperto con tutta quella cera rossa, sono delle forme piuttosto informi. Fontana centrale e all'esterno la vendita dei lumini, come abbiamo visto anche a Bodnat. Siamo proprio nella periferia della città e vediamo che però le case mantengono tutte lo stesso stile, tutti i legni intagliati, bellissimi. E siamo entrati nel cortile del Palazzo Reale. È il secondo cortile del Palazzo Reale e che si chiama Mula Chok. Mula vuol dire principale, Chok vuol dire cortile e quindi il cortile principale del Palazzo Reale. Ci sono due statue in bronzo, una è il Gange, l'altro è il Jamone, i due fiumi dell'India, e sulle porte sono delle iscrizioni. Al centro del cortile è il palo cui legavano gli animali da sacrificare. Attraverso una porta siamo entrati nel giardino reale e sull'angolo si innalza il tempio di Taleju. La guglia è fatta come un altro piccolo tempio, come una piccola pagoda. Ecco la torre di Taleju. Quindi ci portiamo al tempio Mahabuddha, cioè dei mille Buddha. E all'interno di un cortile si innalza questo sicara in mattoni e terracotta in puro stile indiano.
Ogni formella rappresenta il Buddha in meditazione nel mudra, cioè nell'atto di chiamare la terra testimone con la mano sinistra in grembo e la palma della destra rivolta in avanti con le dita che toccano terra, insensibile alle lusinghe del demone Mara. Danneggiato nel terremoto del 1934, il tempio è stato ricostruito nella esatta forma originale. Anche qui molto stretto e piccolo il cortile, col grand'angolo siamo riusciti a prendere l'imponenza della parte centrale. E sugli alberi i pipistrelli stanno a riposare, aspettando la notte. Bagdaon, oggi chiamata spesso Bhaktapur, è una delle città reali che contesero il primato della regione a Kathmandu. E vediamo adesso l'immagine con dietro l'Himalaya. La mitologia attribuisce la sua fondazione al re Ananda Deva Malla, IX secolo, che fece costruire eseguendo un diagramma a forma di conchiglia, il simbolo di Vishnu. In realtà le piazze con templi e fontane che si vedono sparsi nella sua cerchia erano gli antichi villaggi che, sviluppandosi, vennero a formare dopo l'VIII secolo un unico insieme. Il nucleo originario sorgeva a est. E anche qui Durban Square, la piazza principale, costellata di templi e opere d'arte. Abbiamo visto quelle che sono considerate le due più belle statue di tutto il Nepal. Ed è quindi il primo tempio, con dinanzi la colonna di Garuda. Ecco il dio Garuda, e quindi il palazzo reale trasformato in una galleria d'arte. È il palazzo delle 55 finestre, capolavoro di intaglio su legno dell'artigianato Neuvari. Ed è qui. Adesso vediamo alcuni dei templi sempre sul Durbar. E qui però la cosa più importante e particolare è la famosa Porta d'Oro. Questo è l'ingresso alla Galleria Nazionale. Le finestre sono qualcosa di eccezionale, tutto un intarsio. E la Porta d'Oro congiunge all'ala nuova del palazzo all'entrata del cortile principale. È una delle opere di cesello più complesse e elaborate del mondo intero. Il portale, fatto erigere nel 1753 da Ranjit Malla, successore di Bhupatindra, è sormontato dalle figure della dea Kali, Taleji, e al di sopra dall'alato Garuda. La dea ha 8 braccia e 4 teste e al centro del timpano, fiancheggiata da Ganga su un Makar, cioè un drago elefante, e Yamuna su una tartaruga. E dietro alla Porta d'Oro si nascondono i due templi proibiti della Taleju e della Kamari, la Dea Vergine, che c'è anche qui come c'è a Kathmandu. Però ai due templi non è possibile accedere.
siamo riusciti a entrare, a fare una piccola parte del corridoio che porta ai templi stessi, mentre di rimpetto su un pilastro massiccio con capitello a petali di loto è posta la statua del re Bhupatindra con spada e turbante che rende omaggio a Kali, perché a fianco si innalza il tempio di pietra di Vatsala Devi, decorato da intricati intagli e sulla cui terrazza è installata la colossale campana dei cani che abbaiano. Si racconta che Ranjit Malla la fece fondere nel 1757 in modo che producesse un suono tale da costringere i cani a ululare e a tenere così lontano la morte dal suo palazzo. E ogni mattina la campana viene fatta risuonare durante le invocazioni alla dea Taleju. Ecco, qui siamo entrati ed è una parte del palazzo reale. Ecco, in un cortile è una stupenda fontana in restauro, la fontana del palazzo reale. Magnifica la bocca di uscita in bronzo fuso e sopra il cobra, lo stemma reale. Vediamo le magnifiche finestre di fama mondiale, quella con il pavone. Pensiamo che è stata ottenuta da un blocco di pietra. E all'esterno tutti i negozi vendono i quadri sacri, i tanka. Ne parleremo diffusamente quando visiteremo il Bhutan. E in tutte le strade i loro tempietti col fallo davanti. Il tempio di Patatre. In ogni angolo, come vediamo, templi, tempietti, ecco qui della lana stesa al sole ad asciugare, ma dopo vedremo uno spettacolo fantastico. Questa è la solita fontana. Statua di Garuda, immancabile. E in questa zona sono due templi molto importanti, il tempio di Nyatapola, che vedremo poi, e questo invece il tempio di Kasi Bishwanath. Questi due templi sono nella versione nepalese dell'equilibrio del terrore, perché la dea tantrica nel suo tempio sacro è contrastata dai terribili poteri di Bhairav, a cui questo tempio è dedicato. Siamo finiti su una piazza dove c'è al centro la fontana e che è ricca di colori per tutte le matasse di tessuti, di filati che sono stati messi fuori ad essiccare. È quindi il tempio di Nyatapola, il più alto del Nepal. Lo vediamo in restauro, ma riprendiamo delle
cose fatte precedenti, ecco, nel mio viaggio precedente. Una serie di colonne scolpite in legno sostiene cinque tetti a forma di balconata attorno al santuario. Il tempio è più alto di 30 metri, posto superbamente su cinque basamenti di superficie decrescente dal basso verso l'alto, e la scalinata centrale è fiancheggiata da enormi guardiani posti su ognuno dei gradoni. Si crede che ogni coppia dei guardiani sia 10 volte più forte della coppia immediatamente superiore. Di conseguenza, i due famosi lottatori Malla sul primo gradone sarebbero 10 volte più forti dei dragoni del gradone successivo. La potenza culmina nella principale divinità di Niatapola, il Siddhi Lakshmi, una misteriosa dea tantrica a cui il re mecenate Bapatindra Malla dedicò il tempio nel 1702. La statua della dea può essere vista soltanto nel buio della notte dai sacerdoti bramini del tempio. E questo è il tempio di Bhairavnath, dedicato a Shiva nella sua situazione peggiore. La rarità è che ha pianta rettangolare e non quadrata. E ci portiamo poi alla piazza dei Vasai. Specialità di questa città: i vasi sono tutti fatti a mano, nessuno stampo, nessuna pressa. E qui che lavora è la forza centripeta. Ultimo sguardo al Durban prima di lasciare questo angolo magico. Al culmine della collina di Dholagiri è Changunarayan, il più antico santuario della regione. È relativamente poco frequentato perché non lo si può raggiungere direttamente con un comodo mezzo motorizzato, e quindi, pur essendo forse il luogo più sacro di tutta la regione, è visitato soltanto nei giorni di festa, di ricorrenza. Qui vediamo fabbricanti di mattoni e ragazzini che li portano sul motorino. L'interesse principale del luogo non è legato tanto al tempio, che in realtà è molto simile alle altre pagode della valle a cui, a forza di capolavori, si è fatta l'abitudine, quanto soprattutto alle sculture intorno, eseguite tra l'VIII e il X secolo, che sono tra le meglio conservate del paese, e al pilastro, eretto di fianco all'entrata principale, che costituisce il più antico documento storico dell'intero Nepal. Qui vediamo la tradizione delle trapunte con tutti i loro simboli, anche abbastanza trascurato
l'iscrizione che c'è su questo pilastro è in scrittura Gupta ed è datata 386 dell'era Sakya, 464 d.C., e che riporta una invocazione ad Hari, Vishnu, e parla della dinastia Lichavi, il cui re Manadeva sembra abbia fatto erigere il pilastro. Accanto è posta l'enorme celebre statua di Garuda, inginocchiato con le mani giunte in adorazione di Vishnu e avvolto da un collare di serpenti. Sul lato destro dell'edificio principale, su una piattaforma in pietra, un alto rilievo narrativo dell'VIII secolo raffigura Vishnu Vishvarupa, il Vishnu della forma cosmica, in una sequenza di pose, forme e circostanze che indicano la sua onnipotenza e universalità. Ecco qui l'ingresso del tempio con i simboli della dea Vishnu, la conchiglia e il fiore di loto. Gli intarsi delle travi che sorreggono il tetto sono di fattura eccezionale. E qui tutta una serie di templi, tempietti, bassorilievi, che tutte espressioni di Vishnu. Qui la Vishnu, chiamiamola cattiva. Poi c'è invece la Vishnu buona. Eccola la preghiera di Garuda all'ingresso del tempio. Tutto in bronzo dorato. Ecco Garuda che ha attorno al collo i serpenti. E poi questa la lapide che ho già descritto in lingua nepalese, la più antica che esista in Nepal. E poi il bassorilievo con Vishnu che ha a sinistra il disco e a destra la mazza. Qui abbiamo trovato due gentili compagni di viaggio che sono venuti con noi. Ecco la dea con la mazza e con il disco. Tiene nelle mani il fiore di loto e la conchiglia questa. Sembra quasi una vasca da bagno, ma invece è Vishnu che cavalca Garuda ed è esattamente la copia della statua d'oro che c'è dentro il tempio e che non ci è concesso di vedere. Le tre dee madri. Ecco, molte artistiche le colonne di sostegno del tetto.
poi sempre Visnu, ecco, con le quattro simboli nella mano. Poi Visnu con la moglie e Garuda. Quindi notiamo un blocco abbastanza in forme di pietra, con la sagoma di un elefante. In effetti l'elefante lo scolpivano di giorno, ma di notte il blocco si rifaceva. Non sono mai riusciti a terminarlo. Comunque l'hanno messo qui perché questo impedisce l'ingresso di altri elefanti nel tempio. E la ecco la porta del tempietto d'oro. Poi la statua di Visnu che ha sulla spalla destra il muso di un cinghiale, sempre su Garuda. Garuda, creatrice in cielo, in terra e in mare. Quindi Garuda che dispensa i suoi doni. E poi c'è una Visnu con la testa di leone. Mezzo leone, mezzo uomo, che sta ammazzando un demonio. E davanti all'ingresso, in una gabbia, sono le statue del re e della regina. Ancora uno sguardo alla preziosa facciata del tempio. Ecco il re e la regina messi dentro in gabbia. Mentre rientriamo vediamo le ciminiere dei forni per cuocere i mattoni, che in effetti vanno contro i principi di pullazione dell'aria, ma qui non esistono. Tornando a Kathmandu ci fermiamo un momento sul ponte dove i contadini portano al fiume le loro verdure a lavare. Qui è una zona ricchissima, fertilissima. Non penso proprio a lavare, ma comunque a togliere la terra, perché chi compra la verdura vuol comprare la verdura e non la terra. E questo è un po' l'angolo che fornisce di verdure tutta Kathmandu. Passiamo dinanzi al Palazzo dei Congressi perché il giorno dopo ci sarà una mostra sull'artigianato nepalese. E il sole sta per tramontare. E ma è il Sabato Santo, la vigilia di Pasqua, e allora ci portiamo a visitare la Chiesa Cattolica tenuta dai Gesuiti che hanno un grosso collegio. Si prepara la cerimonia del fuoco e chiudiamo la nostra visita pasquale alla Chiesa Cattolica e anche a Kathmandu con un documento veramente originale, cioè un tanka fatto dai cristiani
per la religione cristiana e la croce e i misteri della passione. Purtroppo non c'è luce, ma si riesce a vedere ancora qualche fase della cerimonia. Il primo tanka narra la vita della Vergine. Il secondo tanka mostra i misteri dolorosi nei singoli cerchi. Ecco l'assunzione della Vergine in cielo. E poi un altro dove nei cerchi non sono i misteri dolorosi, ma il volto di Cristo nei singoli misteri. E quindi il tanka cosmico, il mandala.